Ci siamo, benvenute di nuovo, benvenute a questa seconda fase meravigliosa dove adesso andiamo a focalizzare ancora di più il lavoro dell'anatomia, ancora di più tutta la impostazione della postura che abbiamo già fatto alla sbarra a terra, non la dimentichiamo, la portiamo in questa seconda fase. Quali sono i concetti principali che dobbiamo portarci qui nella seconda fase? Intanto il peso del corpo, come devo suddividere il peso del corpo? Qual è la parte che dà più stabilità e quali sono gli esercizi che lavoreremo oggi? La prima cosa, ricordiamo che abbiamo lavorato l'addome piatto e che il core è la parte principale della ballerina, perché sostiene sia la parte alta che la parte bassa. Quindi dobbiamo appiattire bene l'addome, questo quadrante qui si allunga all'insù, le costole si chiudono in dentro, non mi guardate, fatelo. Mettete le mani, sentite il vostro corpo, perché non c'è nessun altro che conosca di più il corpo che voi stessi, il vostro. Io conosco il mio, voi dovete conoscere il vostro. E per quello serve toccare, tocchiamoci. Quindi, addome piatto, aiutandoci con i glutei che non solo basta stringerle, serve utilizzarli a forma di che ruotano all'indentro e che si connettano con l'interno coscia. A questo punto, quando abbiamo ruotato bene e presentato i nostri adduttori, già stiamo utilizzando quello che è la tecnica della ballerina che è ruotata all'infuori. E spesso pensiamo che la nostra apertura dei piedi arriva solo fino qua, però l'apertura dei piedi è solo un 10% del lavoro del end horse. Tutto parte dalle anche. Le anche sono un 60% della rotazione. E poi mi aiuto con le cosce che ruotano dall'interno, da qui, interno coscia. Le ginocchia non devono guardare in diagonale, mai, devono guardare lateralmente e infine ci sono i piedi, che in tutto questo lavoro di end horse sono semplicemente il 10%. Ok? Ricordiamo che tutto parte da qua. Quindi una volta che abbiamo già utilizzato bene le nostre anche appiattite, il nostro gluteo ruotato, il nostro interno coscia è proseguito con le ginocchia e con i piedi. Adesso pensiamo all'appoggio del piede. E l'appoggio del piede, per un buon supporto alla sbarra e al centro, si divide in due linee. Una linea sul metatarso e una linea sul talone. E spesso le allieve stanno o sui taloni o rovesciano il peso del corpo sul pollice o indietro sul mignolo. La posizione giusta è sul talone e il metatarso. Sentitelo, fate questo lavoro di sentire talone, metatarso. E ora che già abbiamo sentito bene, che abbiamo distribuito 50% e 50%, iniziamo a allungare, attivare tibia, questo osso. Polpacci si attivano, tutto muscolo, ginocchia si attivano, quadricipiti si attivano, interno coscia si ruotano e si attivano, glutei si ruotano, addome si appiattisce, si allunga tutto l'addome, non da qui, da qui si allunga tutto. Si chiudono le costole perché se sei allungata però con le costole aperte, vai tutto così, nella danza classica, dentro le costole. Il bacino e il gluteo, il coccige, non deve guardare di là, il coccige guarda in basso, verso il pavimento. Ora tira la tua colonna vertebrale, non avere la postura di computer. Aprila. Attiva le scapole. Apri le tue spalle, collo lungo e sei pronta per lavorare nella danza classica. Eccoci ragazze, andiamo adesso a vedere le posizioni dei piedi con quelle che oggi lavoreremo. Sesta posizione per il primo esercizio iniziale che non ha rotazione, è molto comodo e quindi in questa posizione impostiamo il nostro relevé. Da qui andiamo alla prima posizione in linea orizzontale, la prima, impostando già tutta la postura che vi ho appena fatto vedere, questo serve per tutta la lezione. Andremo poi alla seconda. E utilizzeremo oggi la quarta chiusa che ci servirà per il momento di allungamento. Quarta chiusa.
Le braccia sono due le famiglie delle braccia e sono indispensabili perché la ballerina si esprime attraverso le braccia. Ed è una cosa difficilissima, ci vogliono anni per rendere le braccia belle. La prima famiglia ha una forma rotonda. Vediamo, sono quattro, ovale, verso il basso e si chiama preparatoria. Gomiti esterni. Prima, davanti a noi, nella linea del reggiseno, e sono rotonde. Immaginate sempre un'energia di cerchio all'indentro. Seconda, sempre manteniamo la forma arrotondata fino al gomito e dritta, dal gomito verso le dita e all'indentro. E come metafora mi piace pensare a un abbraccio. E poi la ultima posizione rondì, che sono la terza posizione. Webcam. Spazio fra le mie dita. Perfetto. E qui ricreo la cornice, raffiguro un quadro, un dipinto, un ritratto. Ok? Quindi vediamo gli errori più comuni, che sono due. Sono tanti, è una biblioteca di errori che possiamo fare. Però due mi voglio focalizzare oggi. Al non utilizzare le scapole, che sono la stabilità delle nostre braccia, le nostre braccia potrebbero essere ipertese, con le spalle in dentro, perché non sto utilizzando le scapole. E quindi perdono la forma rotonda. O gomiti rilassati, anche qui. Il motivo può essere sempre che non utilizzo le scapole, ma c'è un secondo motivo, che non rafforzo i muscoli delle braccia. E quindi debole, 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 debole. E non c'è cosa peggiore di vedere una ballerina tecnicamente brava, però con le braccia debole, debole. Quindi ricordiamo che si attivano le scapole, perché dà stabilità alle braccia, si attiva il gomito e si lavora muscolarmente dall'interno. Ok, seconda famiglia, gli allongé, bellissime braccia che respirano, sono tre e avranno le prime una forma in vaso come un uccello che si prepara a volare. Palmi delle mani che guardano qui, l'esterno delle coscia. Forma naturale. Seconda posizione, linea delle spalle, palmi che guardano il pavimento. Forma naturale. Fino alle dita. E le ultime, una lettera V. Forma allungata lì in su, però sempre naturale. Quando dico naturale vuol dire che non facciamo l'errore di iperestendere i gomiti e irrigidire queste braccia che sono così fluide e belle. Quindi attenzione all'altezza del gomito e del polso, che non iperestendere. Sono due articolazioni che servono per estendere o per piegare. Teniamole semiflesse. Già? E un altro errore di queste braccia bellissime è che tendiamo a aprire le dita e quindi a lavorare così, o presentando i palmi. Le dita sono socchiuse e naturali. Con tutto questo glossario andiamo dietro della sbarra. Ok, ragazze, bene. Ogni musica ha quattro accordi musicali per preparare l'esercizio. Le braccia sono giù, partiamo dalla sesta posizione, andiamo a fare il primo esercizio releve, che significa sollevamento dei taloni. Siamo come tacco 15. 1, 2, le braccia sono giù. Al 3 vado in prima posizione superando la sbarra. E al 4 soffice, respiro in allongé e prendo la mia sbarra. Sì? E andiamo al nostro esercizio. Però prima vi racconto quali sono i muscoli attivi nel relevé. Dobbiamo salire passando per un metatarso fino ad arrivare alle 5 dita e stare con il peso del corpo sulle 5 dita. Perfettamente, perché se io sto dietro sul metatarso o ancora più dietro, il mio peso del corpo si abitua a stare dietro e io non arriverò mai ad avere un buon equilibrio. E l'equilibrio nella danza classica è tutto, perché si balla a lezione sulle mezze punte e sul palcoscenico sulle punte.
Cosa dobbiamo attivare qui? Come sempre le due falange, il collo del piede, la tibia, ginocchia, quadricipiti e anche posteriormente polpacci, gluteo tirato in su. Addominale piegate, la postura è allineata, non vado contro la sbarra e non vado neanche dietro. Con questa informazione partiamo. 1, 2, 3, 4. Prende gamba, tira dietro e allunga polpaccio, quadricipiti. 5, 6, 7, 8. Si allunga la gamba dietro, prende la sbarra, vai in una quarta chiusa, allunga la tua colonna vertebrale in un tavolino, 90 gradi, dove la testa, le spalle e le anche sono in una unica linea. Apri le scapole, attivale, ritorna come in una piccola curva per ricentrarti in prima posizione, prima. Quindi mi raccomando, dalla quarta non devi fare altro che passare per una mezza punta a punta e entrare in prima. Siamo di profilo, perfil, anfas, frente, perfil, lato. Ok, in questa posizione facciamo plie per 4 volte, bacino al centro. La postura, Silvia, Pauli, postura, apertura delle spalle, bacino al centro, braccia in preparatoria, relevé, siamo ancora con ginocchia piegate, estende e apre, scende. E si ripete, demi plie, relevé, estende, chiude, e sono 4. Alla fine del quarto respira e entra in sesta posizione per un equilibrio finale e proseguiamo per la sinistra. Mi raccomando, ho parlato prima di braccia debole e le sto vedendo. Ricordiamo di attivare scapole, muscoli bicipiti e gomito. Ok, facciamo gli errori quando non sappiamo le cose, però quando le sappiamo la informazione deve essere messa in pratica per non commettere gli stessi errori. Piccolo recap. 2 tempi musicali, giù, preparazione al 3, prendo la sbarra al 4, por de braço 1, 2, scendo con le braccia 3, 4, allungo quadricipiti 5, 6, anche flessore dell'anca. 4 tempi. Andiamo in tavolino, quarta posizione chiusa. Mi raccomando, per controllare la webcam, non fare questa tensione al collo. Resta concentrata. Curva per salire. Ruota il tuo anca. Ora sei con le anche, il lavoro che abbiamo impostato prima. Muscoli rotatorio in prima. E da qua lo faccio fronte. Plie, relevé, estendo, scendo. Plie, relevé sulle 5 dita. Apro. Scendo, plie, relevé piegato, estendo, scendo e così via per 4 volte. Dove il bacino non va dietro, dove non c'è retroversione, coccige allineato al pavimento. Vai. 1, 2. Testa, 3. Giù. E respirazione. Apertura delle braccia, prende la punta del piede, tira, ginocchia unita, allunga polpaccio e flessore dell'anca, si estende. Vai in un tavolino, piega, allunga le braccia, testa, spalle, anca allineata, curva, e ruota, prima posizione en face, per 4 volte, bacino al centro neutro, releve altissimo, 5 dita, estende, peso del corpo al centro, ruota, gluteo, ti dà stabilità e end the horns, estende, costole dentro, cresce, 1, up e estende, estende e ultimo, plie, prima, estende, apre, giù,
Sesta posizione, piccolo relevé, proseguiamo, resta lì, sesta posizione e di nuovo la sinistra, di nuovo ruota, apre le spalle, cresce, respira, addominale, gomiti esterni forti, apre, giù, rende punta, unisce subito, ginocchio con ginocchio, estende, estende, massimo, chiude. E ora flessiona, vai in un tavolino perfetto, testa allineata, sguardo al pavimento. E stai, bombe di gonfiamento dentro, dentro. Sale, e ruota, e postura, cosciglia guarda giù, releve massimo, stende. E gomito della sbarra, rilassato, mai tensione. Apre le spalle, volo lungo, plie, ginocchia in fuori. Up. Estende, discende, e ultimo. Up, e estende, massimo releve. E ora ritorna al centro. Un, due, tre. E marchiamo subito il demi-plié per dare ritmo a questa lezione. Demi-plié l'abbiamo fatto alla sbarra terra. Demi-plié, un diamante. Flessione delle ginocchia. Due tempi per sviluppare il piegamento. Allunghiamo tendine di Achille. Ruotiamo da dentro, interno a coscia. Ruotiamole, sentiamo questi muscoli. Tutto qua. Le ginocchia guardano esterno. E il mio bacino e il mio cosciglio guarda tallone. Non c'è cosciglio e bacino che guarda dietro. Up. In sale. Quando sali, non tributare la sbarra. La tua corona. Sono due. Secondo demi-plié, estendi. Braccio passa da una preparatoria, braccio destro. Combattimento in due, apri le gambe. Allinea bene la tua spalla con il braccio. Passa per all'ongio di terza. Corde bras. Torna. Ora cambia in quarta, tallone a terra, apre seconda posizione. Di nuovo, questo gluteo viene al centro, scorre il braccio della sbarra e va in supine. Addomini e cosce si toccano. Abbassiamo il gomito bloccato, rilassato. E saliamo in prima posizione, primera. E di nuovo da capo, in seconda. Abbiamo bisogno della sbarra. Sono due. Punta. Ras. Incornicia e non coprire. Attiva scapolo. Addominale. Non uscire dal centro. Obliquo dentro ilio costale. Torna. Raddrizza la postura. 600% qui. E ora cambi. Glute dentro. Siamo verso la sinistra. Allonge, supple, testa e gamba si toccano, salire, raddrizza la postura, prima di entrare in fast, raddrizza, non restare qui per poi entrare. Allineata, up, e tutto alla sinistra. Bene. Mentre ti raccontavo l'esercizio, già ti ho focalizzato i muscoli. Connettiamo con i muscoli che vengono chiamati all'azione. Non puoi connettere con tutti, ma con quelli che vengono chiamati all'azione. Vai. Respira. Uno, due. Vai, Valeria, tre. Uno, due. Glutti al centro. Bacino largo e piatto. Secondo. Addome. Costole, res e prepara il braccio in preparatoria. Apre scapole, attiva, corde, ras, salire. E cambia quarta, longe, corre braccio, lo sfondo supple, sale per curva. Seconda posizione, larga la posizione, e ora ruota dall'interno e estende, allunga, tendine di Achille.
Perché rimetto la musica e tu stai lì e noi proseguiamo. Vai. Vai. Uno, due, tre. Demi plié. Interno coscia lavora. Rest, apre la postura, appiattisce. Vai, demi plié. Unetta addome, lungo, lungo. Torna. Brava Anna. Prepariamo il braccio. Admante. Torna braccio, cambia, guarda, raddrizza la postura, salgo, salgo, seconda, la musica, ruota, oscille, ritmo con il pavimento, le ginocchia guardano in fuori grazie all'interna coscia che si ruota da dentro, glute, muscoli rotatori, dentro, addominale, più, con le braccia, attiva scapole, abbassa spalle, guarda, talloni a terra, raddrizza gluteo, respirazione, salgo, 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 attiva la punta, entra in prima, equilibrio, releve, uno, due, allungate dietro. Benissimo. La nostra sbarra si ferma oggi qui perché per tempo dobbiamo passare al centro dove lavoreremo la parte più emozionante. Quindi togliamo la sbarra, inserisco il jingle e ci troviamo nella terza fase. Ricordate di rimanere fino alla fine.